così, fai tu. Casa Ronald è stata come seconda casa per mia figlia. Trovare, arrivare, aprire la porta, vedere quella camera, avere il comfort che può avere mia figlia è stato per me una gioia. Il sorriso di un bambino è tutto. Quando la mamma mi vede giù in sala pranzo e mi abbraccia e mi dice grazie Claudia per quello che fai. Da qua tutti i giorni festa. Господь Бог такое дал. Врачи сказали мне, не переживай. После трансплантации костного мозга у нас есть отель. Там очень хорошо будет все условия для ребенка, только чтобы он отдыхал, восстанавливал свое здоровье и так далее. Я очень благодарю Бога за этот прекрасный дом, то, что так все отлично сделано для наших детей. Результаты есть очень большие. Ребенок даже сам рады. Я у него даже спросил, как бы хочешь домой уехать. Он говорит, а мне здесь все лучше нравится. Здесь для меня все есть. Игрушки, отдыхаешь, спишь, гуляешь. Природа прекрасная очень. Ну, в общем, ему нравится. И даже мне понравилось это. Недавно были повара из Италии. Даже Руслан участвовал в этом. Есть фотографии у меня на телефоне, как он там готовит всякие блюда с ними. Известные повара приезжают, готовят пиццы, там сладости, вот такое все. Ребенку очень сильно это понравилось, даже мне понравилось, потому что он мне сготовил кушать, там небольшой пирог этот. Мы вместе сидели, наслаждались этим, правда? Да. Отлично все было. Прекрасные люди, те, которые жертвуют своим временем, приходят сюда, в Casa Ronald, занимаются с нашими детьми. У каждого свой идет, будем так говорить, школа. Кто-то любит рисовать, кто-то любит играть в мячик, кто-то любит на пианино. В общем, у них каждое свое. То, что ребенок умеет делать, вот этим делом занимаются эти люди. А во время этого родители могут спокойно себе отдохнуть и так далее. И это очень, очень хорошо. Мне природа нравится. Здесь еще больше зелени. Можно где, здесь место, где отдохнуть. Рисовать могу. Итальянскому языку учу сейчас здесь. Fata Tina, la nostra fata Tina. Va. Ti dicono così. No, tutti come. Ah, ecco. Tutti completo. Chi prende la siringhina, Stina? E ho scelto di diventare volontario di Casa Ronald e sono ormai 6 anni per un'esperienza personale. Avevo un cuginetto che non stava molto bene, i miei genitori mi hanno portato a visitarlo quando ero piccola e mi è rimasta impressa nella memoria questa immagine di questi bambini e già da lì mi chiedevo ma si può fare qualcosa per questi bambini? Poi nella vita ovviamente a 20 anni si pensano ad altre cose, a 30 anni si pensa ad altre cose e poi c'è un po' di consapevolezza e si riesce a trovare un po' di tempo disponibile. Non è tanto perché con la vita attuale, il lavoro, la casa e tutto non è tanto, però almeno un paio di ore a settimana cerco di dedicarmele. Io mi occupo della cosa più bella del mondo, ossia stare insieme ai bambini, per cui non è la responsabilità mia, è quella. Ci sono anche gli animaletti. Diciamo che la mia responsabilità è assolta già vedendo il sorriso di un bambino, quella è il mio lavoro in Casa Ronald, diciamo. Beh, di esperienze in questi anni ce ne sono state tantissime e diciamo l'esperienza, una delle esperienze che mi ha toccato di più, oltre il fatto ogni volta dei saluti finali, che è una gioia immensa, ma è come se un piccolo pezzo di cuore andasse via. Vero amore? Eh? Come caramelle. Oh, sì, esatto. È stato con un bambino ipovedente che
Io ero preoccupata per approcciarmi con questo bambino, e invece lui, con la semplicità di ogni bambino, mi ha preso semplicemente le mani e mi ha detto: guarda. Adesso lo rifacciamo! Guarda come sono frizzolletti! Ecco, ovviamente i suoi occhi sono le mani. Domani io spendi fiamma. Piano, sempre. Alla, piano. Guarda. Per me il sorriso di un bambino è tutto. Per cui una volta realizzato quello non vengo qua né per gratifiche né per grazie, per prego, anzi sono sempre io che a fine serata ringrazio le mamme, ringrazio i bambini, perché comunque è un'esperienza. No, così va bene. Sono... Diciamo, la casa Ronald non la conoscevo, diciamo tramite l'URP, diciamo le Bambine Gesù, perché mia figlia è una bambina oncologica, mi hanno dato questa casa. Quando sono arrivata qua avevo paura, perché dicevo: oddio, già la problematica che ha mia figlia, che non deambula, tutto quanto, casa sua non è... Quando sono arrivata qua, una bella impressione, cioè avevo sentito in tempo in passato quello che ha fatto McDonald's, insomma, per i bambini oncologici, ma non sapevo così. È bello. Ho avuto un'accoglienza di Claudia, lì per lì mi sono anche sfogata, perché dicevo: oddio, però è una bella accoglienza, le famiglie sono molto calorosi. Sembra di stare a casa, anzi di più di casa, perché magari a casa stai io, te, marito e figlia, qua invece ti parli con le altre persone, cioè è bellissimo, ritrovi, ti dà la possibilità, Ronald, di parlare con le famiglie, comunicare e di avere tante possibilità di aiuto. Trovare, arrivare, aprire la porta, vedere quella camera, avere il comfort che può avere mia figlia, è stato per me una gioia. E poi sempre ribadisco, trovare delle persone così speciali, che ho chiesto aiuto e già mi è stato dato dalle persone che lavorano in questa associazione, in questa casa. Papà. Ho iniziato, diciamo, un po' per caso, ho trovato questa struttura e per me è stata una sorpresa anche ritrovarmi in un ambiente come questo, di cui non sapevo assolutamente nulla. Inizialmente è stato molto difficile, soprattutto da un punto di vista emotivo, perché l'impatto che c'è in una casa come Bello Sguardo è un impatto molto forte. Ti ritrovi costantemente e quotidianamente in situazioni di difficoltà, quindi a dover comunque affrontare anche le difficoltà degli altri, quindi all'inizio è stato veramente molto difficile. Verdura, carne, pomidoro. Carne e verdura. Sì. La cosa bella è stata anche che grazie alle difficoltà ho scoperto la mia forza nell'affrontare queste situazioni e anche nel dare la forza agli altri. Ti è piaciuto la gita al mare ieri? Ti è piaciuto il mare? Sì? Si è divertita? Perché poi alla fine noi, come staff, all'interno di una casa come Bello Sguardo, siamo il punto di riferimento per loro a tutti gli effetti, quindi siamo le persone che incontrano tutti i giorni, siamo le persone che vedono a Natale, a Pasqua, ai loro compleanni, ai nostri compleanni, quindi viviamo comunque anche noi questa realtà molto, molto forte. E quindi il essere un punto di riferimento per tutte queste famiglie è sicuramente la cosa più bella. Guarda.
Amore, vai, vai, vai. Vai a mangiare, vai a mangiare, potete mangiare, eh? Ciao! Io mi occupo di volontariato, quindi sono la coordinatrice del volontariato su Bello Sguardo e principalmente poi di accoglienza, perché l'accoglienza è comunque il cuore di questa casa e di Fondazione Ronald. Occuparmi del volontariato è una sfida. Buon appetito! Ciao! Perché il volontariato è un ramo molto complicato. Però è anche molto bello perché mi permette di avvicinarmi e di conoscere più persone possibili, di far conoscere Fondazione Casa Ronald a più persone possibili e anche di trasmettere un po' della mia passione, un po' della mia esperienza a queste persone. Ciao, andate a mangiare! Ciao! Ricordi ce ne sono tanti, sia belli che brutti. Sicuramente ti posso raccontare che la prima settimana di lavoro qui dentro ero assunta da una settimana, quindi era veramente molto, molto fresca. Mi sono ritrovata ad affrontare un lutto di una bambina e dopo una settimana di lavoro tutto mi sarei aspettata tranne quello, quindi mi sono ritrovata, mi è crollato addosso letteralmente questo genitore che aveva appena saputo la notizia, come c'era il mio collega Marco, e in quel momento io ho sperimentato per la prima volta questa tipologia di situazioni, ecco, perché non mi ci ero mai trovata. E mi ricordo che ho provato una grandissima emozione nel prendermi l'abbraccio di quel papà che era arrivato dall'ospedale piangendo disperato, e mi sono presa tutto il suo dolore, tutte le sue lacrime, tutta la sua sofferenza, e dopo quell'episodio il genitore tornò in stanza insieme alla moglie e il mio collega mi guardò e mi disse: Claudia, sei stata veramente brava. Episodio dei tanti che mi sono capitati, però in cui mi sono comunque riscoperta forte. Un episodio bello che ti posso raccontare, in realtà forse belli ce ne sono tantissimi, dai compleanni con i bambini, quindi anche solo organizzare la loro festa di compleanno, fargli scartare il regalo. Io mi piace il compleanno. Compleanno? Sì. Quando vedo un bambino che mi guarda dal passare in ufficio e mi sorride, quando la mamma mi vede giù in sala pranzo e mi abbraccia e mi dice grazie Claudia per quello che fai, queste sono le cose belle. Ti piace Casa Ronald? Tutto, i giochi o cosa? Camille. Vabbè, ma quelli sono per loro. Pure loro li posso piacere. Ma ci sono delle attività che fai durante il giorno? C'è qualcosa che magari hai apprezzato di più? Il pianoforte. Ok, alla festa sì, alla fatto. Festa del nostro paese. Sì. Non hanno scoppiato, se ne è andata. Quanto te l'ha fatto la quale la foto? Che mi hai messo? Questa, l'ho trovata per te. La bottiglia. Che l'ho trovata io. Cos'è? Bellissima. L'ho trovata qua. Papà me l'ha messa là, ma io la metto nella porta di mamma. Andiamo. No, tramite l'ospedale, comunque le prime impressioni sono state buonissime. Mi sono trovato subito bene, come una famiglia. Vai, guarda, vai così. Da qua tutti i giorni festa. Sì.
stiamo veramente, eh? È vero? Eh? Fanno tutti i giorni festa, i clown, tutto. Fuori è bello, è il giardino. Non so, ma tutto qui mi piace perché è bello vedere bambini felici, bambini felici. Io insegno a bambini un po' quello che io posso, toccare un po' il piano, l'accordo, la nota, il do, l'accordo maggiore, tutto qualche cosa io tratto di insegnare. I volontari mi hanno insegnato e imparato un po', mi hanno insegnato certe parole per parlare italiano, perché io non parlo molto italiano, è bene per me. Ma tutto qui è bello, tutto qui è bello, tutto qui è bene. È per mio papà. Noi piace qui, noi piace qui. Ah no, non sappiamo quando ritorniamo, ma una dottoressa noi hanno detto che in 8 mesi, così, non sappiamo. Gnocchi e caldo. Ma la mascherina la tieni sempre? Ah sì, sempre. Sempre perché è mia defensa. Sì. Sono ai valori bassi. A valori bassi e dopo valori alte, ma ok, no, fai no. Bene a tenerla. No. Io ho conosciuto Fondazione e questa struttura tramite delle persone che facevano volontariato, quindi diciamo che sono arrivata e non sapevo bene cosa aspettarmi. Ho iniziato facendo il servizio civile, quindi ho fatto un anno all'interno della struttura e al termine di questa esperienza ho deciso appunto di inviare il curriculum, perché per me è stata un'esperienza estremamente formativa. Appunto non sapevo cosa aspettarmi e quindi diciamo che ho iniziato appunto il servizio civile più come una sfida personale, perché diciamo c'erano molte cose che un pochino mi intimorivano. Invece diciamo proprio grazie a questa esperienza ho scoperto un mondo che non conoscevo assolutamente e per questo ho deciso poi di continuare e appunto di inviare il curriculum. Mi hanno chiamata dopo qualche mese. Sostanzialmente ho scelto di lavorare qui perché è un lavoro che ti permette di stare a contatto con le famiglie, è un lavoro che ti permette di stare a contatto con i bambini soprattutto e ti permette di aiutarli, quindi di essere in qualche modo utile per loro. E quindi per me è una cosa assolutamente formativa, è un qualcosa che non pensavo di poter fare. Io mi occupo di accoglienza e amministrazione. Diciamo, per quanto riguarda l'accoglienza è sia la parte riguardante proprio i check-in e check-out delle famiglie, ma anche quelli che sono i servizi che vengono offerti alle famiglie all'interno durante la loro permanenza qui in struttura e anche quella che è un pochino la gestione della casa, quindi dal punto di vista pratico.
il percorso che il bambino fa che poi termina in positivo. Ci sono stati tanti bambini che io ho conosciuto che sono arrivati qui che appunto non stavano bene e poi sono andati via, che erano completamente cambiati, cresciuti, proprio il livello di confidenza che poi si instaura con loro e con le loro famiglie. Quindi diciamo questa secondo me è la parte più bella di questa esperienza e di questo lavoro. Sicuramente lo stare a contatto con le famiglie, con i bambini, il poterli aiutare, il poter essere a volte un punto di riferimento per loro e il poter fare qualcosa per farli stare bene, quindi non solo noi dal punto di vista delle cure non possiamo intervenire, però essere per loro un supporto, un punto di riferimento, un qualcosa di positivo in un momento per loro comunque complicato e difficile, questa è la parte più gratificante. Ok, domani io spendi sì, sulla luna. È molto bella. Ti ha detto andiamo a casa, tu hai detto no. Domani io non spendi tu, solo Sandra e io. Ma non sono a casa? Ha capito? Io non vado a casa. Se la papà di Sandra non dice. Ma io che mi possono fare? Insomma, stare a contatto con le famiglie, quindi magari ad esempio quando le famiglie ritornano all'interno della struttura dopo aver passato una giornata in ospedale e magari ci sono momenti in cui magari un papà o una mamma ha voglia di chiacchierare con te, di condividere la sua giornata in ospedale, di parlarti di come sono andate le visite e magari di ricevere una bella... ti raccontano di aver ricevuto una bella notizia e capita anche che magari ti raccontano di aver ricevuto una cattiva notizia riguardo il figlio ed è bello questo perché non c'è cosa più, come dire, più bella di stare a pieno contatto con la famiglia e di sentire il loro stato d'animo e di essergli il più vicino possibile. Quindi questa è la parte migliore. Perché è importante sostenere Fondazione Ronald? Credo che sia importante principalmente per il fatto che ci sono, credo, tante realtà in Italia, nel mondo, che comunque aiutano gli altri, ce ne sono veramente tante, su Roma in particolare ce ne sono comunque tante, ma tutti i giorni vivo questa casa e queste famiglie e so perfettamente quante difficoltà hanno questi nuclei familiari che noi ospitiamo tutti i giorni per anche solo andare avanti giorno dopo giorno, difficoltà che sono sia economiche, anche psicologiche. L'aiuto per una casa come questa e per Fondazione Ronald vuol dire aiutare famiglie che sono veramente in difficoltà e che vedo tutti i giorni essere in difficoltà e che hanno bisogno di un supporto costante, giorno dopo giorno, hanno bisogno di persone che si prendano cura dei loro bisogni giorno dopo giorno. Casa Ronald c'è tanto momento bella, perché mia figlia qui c'è come casa sua e casa Ronald sta come casa seconda per mia figlia. Il volontariato è un plus per queste famiglie, quindi vuol dire avere qualcuno oltre a noi che può dedicarsi a loro, che può dedicare del tempo, che può aiutarli anche a risolvere dei problemi quotidiani molto semplici, che però per queste famiglie sono problemi insormontabili in situazioni così complicate. Thank you.
altre famiglie, non solo noi. Penso che è tutti i giorni da aiutare le famiglie.